ma più le emozioni penso che sono comuni come a tutti quanti gli altri, no? C'è un senso di riconoscenza, anche un po' di preoccupazione, ma più che le emozioni, quello che cerco di vivere in questo momento, in questo giorno, e spero che nel prosieguo dei prossimi giorni, è quello di essere fedele al mandato che mi è stato dato, no? E per un vescovo il mandato, il cuore del mandato di un vescovo è quello di essere a servizio della gente, un servizio speciale che cura in un modo particolare la dimensione spirituale, ma chiaramente la dimensione spirituale è sempre legata all'essere un uomo con tutte le necessità, le preoccupazioni della gente che incontrerò. Pensiero, più che pensiero c'è stato, come dicevo all'inizio, il primo sentimento, una preoccupazione, tenendo presente anche l'età, tenendo presente la grandezza della diocesi, se ero capace di rendere questo servizio. Ecco, ho superato questo perché per un cristiano c'è una verità fondamentale, che quando Dio ci affida un compito, se veramente scopriamo che ci ha affidato da Dio, Dio non fa mancare mai il suo aiuto, la sua forza, la sua compagnia. Più che dire io comincerò proprio il primo incontro con loro dicendo, salutando come salutava qualcuno Gesù risorto, augurando veramente a ognuno il dono della pace, perché è il dono più grande di cui tutti abbiamo bisogno, no? Perché se abbiamo la pace nella mente e nel cuore siamo capaci di relazioni autentiche.